Frutta e verdura, pane, salumi e formaggi. L'Italia, da sempre regina del mangiar sano, è stata bocciata nella classifica globale sugli stili alimentari. Incredibilmente in vetta l'Olanda, grazie a prezzi accessibili e a varietà della dieta. Al bel paese, invece, un misero 8° posto. Una sorpresa per gli italiani, abituati ad essere considerati il popolo con la tradizione alimentare migliore. Si sono sbagliati, perché gli olandesi mangiano peggio di noi. Sì. Noi abbiamo tanti problemi, però basta dare un'occhiata nei nostri mercati. La nostra dieta è eccezionale. Secondo me il rapporto qualità-prezzo, nella parola qualità, l'Italia è il numero uno. Non è il numero uno nel prezzo perché la qualità è alta. Cioè, se vuoi una cosa buona la paghi, c'è poco da fare. E mangiare bene sì, costa secondo me. Cominciando dalla carne, vedete sabacchio, questo sabacchio romano, vede, tanto di tracciabilità. E non è tutti se lo possono permettere, la carne uguale, il manzo, tutto qua. Ma in Italia il rapporto qualità-prezzo è competitivo rispetto agli altri paesi? Se si fa un bilancio tra la qualità del prodotto e il prezzo, cioè l'Italia secondo me è il numero uno. Devo dire che sicuramente non siamo magari all'ottavo posto, però secondo me in certi campi non siamo i numeri uno. Penso che ancora si mangia a buon prezzo. Per me la qualità è molto buona, certo poi dipende da dove uno va a comprare, però anche per esempio nel mercato rionale. Un'istantanea forse ingenerosa allora quella dell'Oxam. In attesa di rifarci il prossimo anno non resta che mangiarci su.